Faccio riprendere i nomi. Santo. Amen. Recitiamo insieme un eterno riposo per queste brave persone che ci hanno consentito, sacrificando la loro vita, questa libertà che non è quella di fare quel che vogliamo, ma quello che è dovere di ognuno di noi portare avanti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, dello Spirito e dello Spirito Santo. Grazie per la vostra presenza e ovviamente che ognuno di noi sa che queste brave persone che hanno sacrificato la loro vita, noi oggi non facciamo più niente, anche nell'adempimento come i carabinieri, quindi l'arma dei carabinieri, ma anche le forze dell'ordine di qualunque appartenenza. Offrono, anzi fanno tanto, forse più di questi che costretti a sacrificare la loro vita, e sappiamo che molti di noi, affrontando giustamente ciò che non è buono, positivo, eccetera, tenuta il bene e quella libertà di cui rende la persona tale, cioè di pensare bene e di offrire quel pensiero che è la caratteristica poi della persona. Una persona che non pensa, poveretta, è povera. E quindi ecco, allenare anche i nostri ragazzi, i giovani, a pensare, a ragionare e a saper ragionare. Tutto questo è preghiera, non è preghiera solo messa, processione e quant'altro, come lo studio vero non è andare a scuola eccetera, perché oggi tutti vanno a scuola, ma sappiamo bene che la cultura non c'è, perché se ci fosse avremmo anche una libertà autentica, vera. Grazie a tutti la vostra presenza. Grazie. No, grazie a tutti. Grazie a voi. Andiamo a fare l'altro.